Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. È la terza volta che ridico benvenuti perché ho scoperto sempre di avere errori sul piano di lavoro. Quindi, quest'oggi siamo qui per unboxare un pacco che mi è arrivato da Amazon. Poi, tra parentesi, io non stavo aspettando nulla, quindi deduco che sia dal lato di sponsor in quanto non c'è più la striscia di Prime. E non so cosa c'è dentro, andiamo a scoprirlo. Anche perché non l'ho mai... Ok, vediamo. C'è... Oh! Sono gli anelli metal adapter della telecamera. Quelli che avevo acquistato. Gli anelli adattatori up, step down e step up della Neewer. Sono anelli adattatori che già in tempo abbiamo comprato. E sono veramente molto utili per adattare dispositivi o obiettivi che ovviamente non funzionano con una lente normale. Questo è un... credo che sia... questo è uno step up. Cioè, scusate, uno step down. Quindi posso avvitare il fisheye da un lato e dall'altro agganciare un obiettivo tipo quello della macchina fotografica. Mentre nell'altro ci troviamo gli step up. Sì, giusto, step up. E sono quelli normali che abbiamo sempre recensito. Adesso di questi ne abbiamo a bizzeffe. Sono veramente ottimi. Poi come vedete si avvitano insieme. Fate finta che questo è l'obiettivo. E possiamo appunto andare ad adattare un obiettivo ad un altro che non è compatibile. Comunque questo era l'episodio sui step up, step down. Il costo è di 15,95€. Io ho ordinato comunque sempre solo su eBay. Ma noto che adesso la design, come cavolo si chiama, mette sempre le spedizioni Amazon. Quindi è una cosa veramente migliore, anche perché comunque almeno così le spedizioni non vanno perse. Quindi deduco che ne arriveranno altre da quell'azienda, in quanto ho già acquistato. Vi riconsiglio perché sono veramente ottimi e sono veramente molto utili. Per resto a Computer Museo è tutto. Grazie ancora, al prossimo episodio.